10 giugno 1972. Sulla Rai va in onda la finalissima di Rischia Tutto, il più fortunato quiz della storia della televisione italiana, condotto da Mike Bongiorno. La finalissima era stata concepita come puntata di chiusura del programma, che invece, a furor di popolo, sarà prodotto per altre due stagioni. I concorrenti sono i tre vincitori delle eliminatorie fra i grandi campioni di Rischia Tutto: Massimo Inardi, medico di Bologna, con la passione della parapsicologia e una memoria così prodigiosa da far pensare che possa leggere le risposte nel pensiero del conduttore, si aggiudica il titolo di supercampione, aggiungendo altri 6 milioni di lire alle sue vincite precedenti, che ammontavano all'incredibile cifra di oltre 48 milioni.